un campito estremamente ambizioso, diventare campioni al primo anno. Buonasera e bentornati a C'era anch'io a Grifo Cannara, il nostro appuntamento settimanale con la Serie D. Questa sera inizieremo subito parlando del Siena. Questa mattina infatti è stato presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Siena, parte insieme anche il nuovo preparatore atletico. Parleremo di questo, ma parleremo anche di molto altro, soprattutto ovviamente della sfida di domani contro il Lornano Badesse, e ovviamente commenteremo insieme l'ultima giornata di campionato anche per quanto riguarda le altre squadre del girone. Buonasera Dario. Buonasera Veronica a tutti i telespettatori e direi anche di dire buonasera ai nostri due compagni di viaggio di questo primo segmento in cui approfondiremo i temi legati alla Robur. Sono in collegamento con noi e le saluto Lorenzo Mulinacci, presidente dei Fedelissimi, e Stefano Carignani, opinionista. Nostro amico, insomma, che spesso chiamiamo per fare due chiacchiere, certo, per parlare un po' del Siena. Vi saluto e per rendervi la cosa un po' così agrodolce vi costringo a vedere, a guardare gli highlights della partita di domenica. Ce li guardiamo subito, gli highlights appunto della terribile sconfitta casalinga subita dal Siena ad opera del Trastevere. Guardiamoli. All'Artemio Franchi va in scena il match valido per la 13ª giornata tra CN Siena e Trastevere. I bianconeri si dispongono con il 4-3-1-2, con Mahmoudov dietro a Guidone e Mignani. Il Trastevere si schiera con il 4-3-3. Il primo squillo della partita è degli ospiti. Lo russo riesce ad arrivare al tiro con il destro grazie alla sponda di San Nipoli. La palla termina di poco fuori. Subito in vantaggio il Siena. Dopo circa 10 minuti di gioco, il talento classe 2002 Guglielmo Mignani sfrutta il disimpegno sbagliato dalla difesa del Trastevere e a tu per tu con Casagrande non sbaglia. Ottima occasione per il Trastevere, Nunes scivola e non riesce ad allontanare la sfera. Sul cross dalla destra il primo ad arrivare è Crescenzo, ma la conclusione termina alta. Chance clamorosa per il Trastevere, il cross dalla destra di Bertoldi arriva all'indirizzo di Lorusso, che a due passi dalla porta, a difesa da Narduzzo, spara alto. La partita cambia faccia al 27esimo, Mignani scappa al numero 2 Cervoni, che per non lasciare l'attaccante bianconero, nuovamente a tu per tu con il portiere, lo atterra. L'arbitro estrae il cartellino rosso, il Trastevere è in 10 alla mezz'ora di gioco. La partita torna in parità poco prima della fine del primo tempo. Sabelli lancia in profondità Bertoldi, che di prima intenzione trafigge Narduzzo sul suo palo lontano. Il Siena sfiora il gol del vantaggio al 45esimo, Aruna sbaglia a crossare ma la palla diventa pericolosa per Casagrande, che riesce a respingere in extremis. Il primo tempo termina dunque 1-1. Il secondo tempo inizia senza emozioni, all'ora di gioco il Siena è pericoloso al limite dell'area con il velo di Guidone, ma Mahmoudov non riesce ad arrivare sulla palla. Ancora Siena, Schiavon alza la palla in area di rigore, Guidone calcia al volo, ma la conclusione termina sul fondo. Continua il forcing del Siena, Guidone riceve la palla da Aruna, la domestica e calcia con il destro, il tiro è alto sopra la traversa. Guidone devia la conclusione di Aruna e prova a calciare con la punta del piede, ma Casagrande respinge. Passa ancora in vantaggio il Siena al 72esimo, sugli sviluppi di un calcio piazzato e in seguito ad un flipper in area di rigore, la palla termina al capitano bianconero Guidone, che da due passi non sbaglia e porta il Siena sul 2-1. I bianconeri cercano subito il terzo gol, dopo il tiro murato di Agnello, Gibilterra da buona posizione tenta la conclusione con il sinistro, ma il tiro è troppo strozzato e termina sul fondo. Il Trastevere torna in pareggio a 10 minuti dal termine, Martina perde clamorosamente la palla e Bertoldi, a tu per tu con Narduzzo, non sbaglia e sigla la sua doppietta personale. Il Siena ha una clamorosa chance per tornare in vantaggio, Aruna cross e pesca Agnello solo in area di rigore. Il centrocampista bianconero colpisce di testa ma la manda fuori. Ancora Siena al 90esimo, Schiavon sventaglia sul secondo palo, Gibilterra da posizione ravvicinata colpisce di testa, ma Casagrande la blocca senza problemi. Clamoroso nei minuti di recupero, Carminati entra in contatto con Milani in area di rigore, l'arbitro è vicino e comanda il penalty. Dagli 11 metri va lo stesso Milani che non sbaglia, spiazza Narduzzo e porta in vantaggio il Trastevere.
e finisce così, il Siena spreca per due volte il vantaggio ed il Trastevere espugna il Franchi in 10 uomini. Allora, queste erano le immagini tutt'altro che insomma positive da rivedere per tutti dell'ultima giornata di campionato, quindi una brutta sconfitta in casa per il Siena. Io passerei subito ai nostri ospiti che a un commento dovrebbero intanto essere sempre in collegamento con noi. Allora, ecco, avete rivisto qualche immagine della partita di domenica? Che cominciamo con Stefano, penso dai, conoscete le prime impressioni bene. Sì, le prime impressioni dopo questa gara, diciamo. Non quelle al 90esimo che immagino siano la censura, venne un po' più a freddo. Purtroppo ho rivisto. Dunque, io diciamo che quando ho visto le partite del Siena, il Siena in casa innanzitutto ha dei grossi problemi, è una squadra che ha delle grosse difficoltà, mentre forse in trasferta ci siamo un pochino adattati meglio. Domenica purtroppo, cioè si vede, questa è una squadra, è una cozzaglia di giovani, è una squadra fatta a mio avviso forse anche male, se si vuol dire, però aveva un'identità a mio avviso quando c'è stato Gilardino. Dopo Gilardino chiaramente si è visto che qualcosa non va. A dimostrazione di ciò basta sentire l'intervista a Mignani, il quale dedica la rete all'allenatore. Beh, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Se non ho capito male. Sì. No, già questo dice tutto, la dice lunga sulla squadra. Vabbè, diciamo Guglielmo non avrebbe potuto. Siamo stati anche un pizzico sfortunati, per carità. Sì, no, vabbè, la sfortuna c'è. Però insomma, sinceramente, questa squadra ha delle problematiche, perché i giocatori che si fanno male di continuo. Diciamo, avevamo fatto delle basi su dei giocatori che purtroppo ogni partita si sono fatti male. Certo. Per cui c'è una serie di componenti, una serie di situazioni diciamo contingenti hanno portato un invece questa squadra avesse delle problematiche. Ora, onestamente, le altre partite in casa ci aveva messo lo zampino anche i direttori di gara. Domenica, certamente, sinceramente, c'è poco da dire. No, domenica il rigore era netto, era in fondo alla partita. Il rigore era nettissimo. Però, insomma, Stefano, voglio sentire anche un giudizio volante di Lorenzo, soltanto poi ritorneremo su altri argomenti. Lorenzo, te invece, quali sono le tue impressioni, diciamo, tecniche, per così dire? Anche perché, scusa, ti interrompo, Dario, i fedelissimi hanno anche fatto un comunicato dopo proprio la giornata di domenica, quindi insomma avete espresso in un comunicato un po' le vostre opinioni, no? Quindi insomma la partita, il messaggio è stato abbastanza chiaro, giusto? Sì. Sì, no, avvenendo la partita io ho visto un Siena in grandissima confusione dal primo all'ultimo minuto, con una formazione secondo me anche un po' azzardata, non so se frutto solo di Argilli o già ci aveva messo le mani anche il nuovo allenatore o la holding di allenatori. Io ho visto un Mamudov in campo che finché ha giocato ha pareggiato l'uomo in meno del Trastevere, che non ha toccato palla, quindi praticamente finché è stato in campo si è giocato 10 contro 10, quindi non capisco il senso dell'impiego dal primo minuto. Anche Martina, difensore, ha lasciato un po' a desiderare, che ci ha fatto prendere il gol del pareggio. Sì. Un intervento di Carminati al 91esimo, 92esimo in quella maniera vuol dire che non ci sei con la testa, quindi anche magari una mancanza, diciamo, di lucidità.
Esatto, ma cazzo, già, perché bastava e lo accompagnasse sul posto. Vabbè, certo. E lo andava. C'è un messaggio WhatsApp, se la regia ce lo vuole, sì, mandare, insomma, l'impressione, magari ci sono degli spunti. Ricordiamo il numero, prego Dario, per 339 15 20 060, se vuole intervenire. Allora, domenica Ultra Stefere, partita allucinante, squadra messa male in campo, avrei messo Terigi dietro, capitolo mercato, ci vuole un attaccante. Krusnaukas fermo, forte fuori 3 mesi, Sartori riconoscibile, non segna più. Un saluto Dario e alla sempre più bella Veronica Massi. Grazie Massi. E Massi Cicci. Salutiamo. Certo, allora, diciamo, facendo un'incursione nelle possibilità di mercato, partendo da Lorenzo, cosa credi che manchi a questa squadra, sempre ammesso che la società abbia voglia, io credo di sì, di intervenire sul mercato? Quali sono le pedine, secondo te, che mancano? Ma secondo me, allora, prima di andare a dire i ruoli, secondo me manca, come diceva l'ex allenatore, giocatori pronti, ecco, che arrivano da un campionato di Serie D o da un campionato di Serie C, in cui fino a questo momento hanno quasi sempre giocato. Certo. Perché a questo punto del campionato mi prendi, dice, sì, si prende un giocatore che arriva alla categoria superiore, sì, ma se ha giocato 3 partite e non è pronto, e noi ora non abbiamo più tempo di aspettare nessuno. Certo. Ci vuole i giocatori che arrivino il prima possibile, perché prima se possibile. Arrivano a fine febbraio, se giocano 7-8 partite a ritmi di ora. Stefano, pensi anche te che sia questo il succo del discorso? Insomma, ci vuole un giocatore al di là delle possibilità della società o delle qualità del giocatore stesso, debba essere pronto a entrare, a infangarsi. Più di uno, più di uno. A mio avviso ce ne vuole. Non a caso, ripeto, Girardino aveva chiesto 3 giocatori pronti, perché evidentemente, credo, mi posso immaginare che questa squadra aveva bisogno di un, certo, di un difensore centrale, di un centrocampista e anche di un attaccante che si affiancasse a Guidone. Certo, c'è da dire che Carminati forte finora si è fatto male, forte, però lui, forse tra un po', io credo che Girardino, cioè, bisogna tornare indietro. Girardino, certo, è quello che sapeva benissimo quello che mancava al Siena. Leggiamo un altro messaggio che è arrivato. Sì, Dario, questo messaggio riguarda l'allenatore, credo, se riesco a leggere bene. Ok, non credo che sia facile per un allenatore poter entrare in sintonia con il calcio italiano in un breve periodo. La squadra dovrà farsi carico delle aspirazioni dei tifosi. Gianni. Cosa ne pensate voi di questo? Perché questo è un elemento che poi, insomma, di cui si è parlato anche stamattina in conferenza stampa, poi vedremo, certo, delle parti della conferenza stampa di questa mattina. Chiaramente la lingua è sicuramente un problema, e poi anche il fatto che chiaramente i tempi siano stretti, no? Cosa ne pensate di questo rapporto con l'allenatore? Ma io sono molto pessimista di questa scelta, perché se vi ricordate, venni all'inizio della stagione nella vostra trasmissione, dove feci degli esempi, dissi che nonostante l'annata in Serie D, dove c'era Morgia, che era un allenatore forgiato per questa categoria, che aveva portato 12 giocatori amalgamati dalla Pistoiese, e avemmo delle difficoltà, ora a maggior ragione abbiamo delle grosse difficoltà, perché la Serie D sembra facile, ma è difficilissima, per cui sono d'accordo. Secondo me la cosa che è stata la cosa che proprio non condivido in pieno è l'aver mandato via Girardino. Certo, è chiaro. Lorenzo, parte della società, cosa ne pensi? Un errore fondamentale. Lorenzo, invece, vai. Che ne pensi di questo fatto, di questa difficoltà, che è, voglio dire, normale, non è che è più difficile perché siamo a Siena, insomma, arrivi dalla Lituania, devi allenare una squadra di dove ci sono 18 quote, tutti italiani, insomma, a parte qualcuno, però insomma è una difficoltà importante, però insomma vabbè, ci sono gli interpreti, però certo non è facile. Ma io onestamente, a me mi sembra di sognare, perché dopo l'esonero di Girardino da lì è stato fatto un errore dietro un altro. Prima la nomina di Argilli con la scadenza,
Cioè, come si fa a nominare un allenatore della prima squadra dicendogli che poi a fine gennaio ne arriverà un altro? Che credibilità può avere nei confronti all'interno dello spogliatoio un allenatore con queste caratteristiche? È stato mandato via anche prima Argilli, ma era chiaro che il progetto, ma io dico anche fin da quest'estate, era un po' capito che questa proprietà voleva fare quello che sta facendo ora, cioè portare allenatori, portare direttori sportivi, portare più gente possibile dalle loro zone. Certo. Ma si sta parlando di un calcio armeno, di un calcio lituano, di un calcio lettone, che se la squadra che vince il campionato in uno di queste nazioni viene a fare la Serie D, retrocede o arriva a metà classifica. Cioè si tratta di paragonare un calcio completamente diverso come mentalità, come modo di giocare. È chiaro. Io dico, quanti allenatori lituani c'è in Italia a allenare? C'è anche Vicious che fa il vice alla Pergolettese, mi sembra. Ascolta Dario, visto che stiamo parlando dell'allenatore, sì. Siamo entrati in tema, io andrei a vedere una piccola parte della conferenza stampa di questa mattina, quindi diciamo le prime parole in bianco nero del nuovo mister, così poi anche con gli ospiti magari le commentiamo brevemente insieme. Certo. Vediamo le prime parole del nuovo allenatore della CNS. Buongiorno, я рад здесь находиться, переведи. Sono molto felice di trovarmi qua. Innanzitutto è arrivato in un grande club, un club storico. Conto sul vostro sostegno. Уже сейчас я познакомился с городом, я познакомился с некоторыми. Già fatto la conoscenza un po' della città, dei tifosi e persone che stanno qua. С первого дня мне очень понравились футболисты и команда. Dal primo giorno gli sono piaciuti molto sia i giocatori che la squadra. Они и подготовлены. Sono ben preparati anche tecnicamente e anche diciamo con una bella struttura corporea. Хороший сплав между молодыми и опытными футболистами. C'è una buona sintonia tra i giocatori più esperti e quelli più giovani. Detto che come per i primi tempi non intende fare una specie di rivoluzione qua, quindi ci sarà. Сначала надо наблюдать. Я всего здесь 10 дней. Innanzitutto prima bisogna guardare un po' come la squadra, понять, lui qua da 10 giorni. Понять насколько capire ogni giocatore a cosa è disposto a fare. И в какую схему они способны играть лучше. E diciamo in quale schema sono disposti a giocare al meglio. Или в два центральных защитника мы будем играть, или в три центральных защитника я еще пока не знаю. O con due difensori centrali o con tre, ancora non lo sa, bisogna vedere. Конечно, если бы я говорил на итальянском, и это был бы прямой контакт, это было бы легче. Se dal punto di vista linguistico sì, è un pochino difficile, è ovvio che se parlasse in italiano sarebbe molto più facile adesso avere un contatto con tutti e si impegnerà comunque ad imparare molto in fretta, innanzitutto prima i termini importanti, quelli che servono per la squadra e poi anche comunque con imparare la lingua. Но рядом со мной и футболисты, которые в принципе говорят по-английски. Però comunque vicino a lui ci sono innanzitutto anche i giocatori che parlano abbastanza bene anche in inglese. Ma i помощники, Сандро. Poi i suoi aiutanti, Nicolas, goalkeeping coach. Nicolas. Physio guys, they speak very good English. Vabbè, certo è una conferenza stampa inusuale, la difficoltà appunto della lingua, anche il traduttore insomma che non è facile insomma tradurre domande dei giornalisti, degli addetti ai lavori sportivi, le nostre domande andavano sul modulo, ma insomma il nuovo allenatore, io lo chiamo nuovo allenatore, riconvolgo i miei ospiti, lo chiamo nuovo allenatore, ma in realtà da quello che si sa e che si vede
a dirigere l'allenamento è un altro allenatore ancora, no? Quindi in realtà questa mattina abbiamo sentito una conferenza stampa di una persona molto seria, devo dire, veramente una persona seria che di calcio probabilmente sa abbastanza, visto che ha giocato, mi sembra, 8 anni nel Southampton, quindi insomma non è che parliamo di uno che non sa cos'è il calcio, però l'allenatore sembra essere Zaev, mi sembra si chiami, io sto andando un po' nei matti con questi nomi nazionali, però insomma c'è questa situazione, quindi insomma tre allenatori, ecco, c'è il messaggio appunto che volevo leggere del nostro ascoltatore, anzi esatto, della nostra ascoltatrice, tre allenatori, forse quattro in Serie D, a me sembra assurdo a voi, in effetti diciamo che il Siena è arrivato a 4 e siamo alla 13ª giornata del campionato di Serie D, girone E. Questo è in effetti un po' stravagante, non so Lorenzo, un commento rapido, siamo un po' in chiusura del segmento, ma insomma te lo chiedo. No, mentre c'era l'intervista mi veniva in mente, meno male che a Siena c'è l'università di stranieri, infatti, cioè, forse sarà meglio quella di Perugia e alla svelta. Una cosa, domando, sì, sì. Ma chi è che dà, durante la partita, chi è che dà i suggerimenti alla squadra su come si deve comportare? Cioè, non ne sono certo, ma immagino che ci sia un interprete che dia. Ora, lui parla molto bene inglese, quindi molti giocatori mi hanno detto che conoscono, insomma, l'inglese abbastanza bene, quindi probabilmente, non lo so, Lorenzo, non so che dire. Se uno non sa l'inglese non gioca. Domani lo vedremo. Stefano, invece, sempre in chiusura, che dici? Cioè, non è un po' una cosa più che strana arrivare al quarto allenatore, la 13ª di campionato, quindi no? Lorenzo ha detto che gli sembrava di sognare, invece a me mentre ascoltavo mi sembrava di vedere l'allenatore nel pallone duro, siccome l'ho visto durante le vacanze di Natale. L'ho capito. Ci sono divertito, ecco. Non so, vabbè, diciamo, non so, allora non mi chiedo chiaramente un pronostico per domani. Scherzi, io ripeto quello che vi ho detto prima, secondo me hanno fatto un errore madornale a mandare via Gilardino, cioè abbiamo veramente, io se c'avevo un pizzico di speranza era perché c'era un allenatore che secondo me sapeva di calcio e qualcosa poteva venire, certo, fuori, i giocatori lo seguivano, capisco, sì no, ora, ma è chiaro, cioè, ora francamente sono molto pessimista, provando a interpretare quello che dici è che insomma si paga mandare via Gilardino a livello sportivo, sì, poi dopo, sì, no? Sì, c'è un altro messaggio prima di salutare i nostri ospiti, stiamo andando un po' fuori. Vai. Ho l'impressione avesse ragione Gilardino, ma la difesa all'inizio della partita di domenica era obbligata, dice Giulio, sì, appunto, si ribadisce il discorso. Allora io ringrazio tantissimo, vi ringraziamo, esatto, Stefano e Lorenzo per essere stati con noi, grazie a voi. Esatto, non so con noi se chiedervi un pronostico per il futuro, se il Siena andrà di soprannò, lo scopriremo solo vivendo. Aspettiamo magari qualche altro. È veramente un giallo. Aspettiamo settimana prossima per fare un pronostico, ci sono due partite insomma in questa domani settimana. Domani vi venite a nascondere in qualche poggio nei dintorni di Lornano o la guardate pure la televisione? No. No, perché c'è questo fenomeno delle persone che vengono. Ma non ho tante entusiasmo. No. Lorenzo? Decido al momento. Benissimo. A secondo di come. Un abbraccio, grazie, entrambi. Grazie mille, entrambi. Grazie, ciao, e buona serata, grazie di essere stati con noi. Ciao. Grazie. Allora, noi Dario siamo subito, andati un po' più subito la linea oltre il tempo, quindi andiamo in pubblicità e poi torniamo tra poco, in diretta, tra poco. Torniamo in diretta e Dario, parliamo un po' dell'ultima giornata di campionato, sì, perché con i nostri ospiti abbiamo parlato del intanto Siena. Possiamo salutare, intanto magari salutiamo gli ospiti di questa sera. Allora abbiamo per un giocatore del San Donato, un giocatore della Siena Lunghese che abbiamo deciso di mettere Alessio, insieme, che è quello accanto a te diciamo in questo momento, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi. E poi abbiamo l'attaccante Daniele Bucaletti.
della Sinalunghese. Sinalunghese. Le salutiamo e insieme a loro intanto guardiamo un attimo i quadri. Sì, guardiamo i risultati dell'ultima giornata, così li vediamo insieme e poi vediamo anche gli highlights. Eccoli qua. Impresa del Triestina e continua la sua striscia incredibile, infatti è seconda in questo momento, vince anche questa volta. Esatto, 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite, vince 3-1 in un campo anche difficile, Flaminia. Quello del Flaminia. Cannara molto spaccato, rinviata. Lì la vittoria dell'Ornano Badese con il Grassina, che ricordiamo domani incontrerà il Siena. Ostia Mare Montevarchi, la vittoria del Montevarchi, che tra l'altro sarà il prossimo avversario del Siena domenica. La squadra segna tantissimo. Sì, poi Pianese, la vittoria della Pianese con lo Scandicci, una vittoria tanto aspettata, quindi molto importante, poi ne parleremo successivamente. La San Giovanese che ha vinto contro il Follonica Gavorrano, quindi questa è una vittoria importante. Il Siena, Trastevere, lo sappiamo, la sconfitta del Siena, e un pareggio per la Sinalunghese con il Foligno, e anche un pareggio per il San Donato con il Tiferno Lerchi. Allora io, Dario, prima di andare a parlare con i nostri ospiti, andrei a vedere gli highlights di entrambe le partite, così poi li vediamo insieme e li commentiamo. E cominciamo con il San Donato. Con il San Donato. Dai. Quindi vediamo gli highlights. Poi vediamo la Sinalunghese. Un punto a testa per Tiferno e San Donato Tavarnelle nella gara valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie D Girone E. Al vantaggio ospite firmato Gomez nel primo tempo ha risposto Bartoccini nella ripresa, con una Tiferno che rimane prima in classifica ma recrimina per 2 gol annullati per fuorigioco. Gara emozionante fin dalle prime battute al Bernicchi. Al primo minuto il portiere degli ospiti Signorini blocca con le mani la palla fuori area. Calcio di punizione del quale si incarica Peluso. L'estremo difensore del San Donato respinge sui piedi di Bartoccini, che da lì non può sbagliare. Ma su segnalazione dell'assistente, il signor Colaninno annulla la rete per posizione di fuorigioco del numero 7 della Tiferno. Sul ribaltamento di fronte è il San Donato a trovare il gol del vantaggio, con Di Santo che scappa sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e serve al centro Gomez, che con questo mancino batta Luigi trovando il gol dell'1-0. Al 13esimo la reazione della Tiferno è affidata al solito Peluso, con Signorini che in qualche modo riesce a sventare il pericolo, anche grazie al supporto di Frosali. Proprio in questa occasione però si infortuna Maurizio Peluso, che è costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo. Al suo posto entra Traini. Al minuto 28, sull'assist di Traini, ci prova Gorini, ma il suo destro viene bloccato a terra da Signorini. Al 36esimo si rifà vedere il San Donato, con questo calcio di punizione di Di Santo che finisce sul fondo. Al 44esimo, sul lancio di Terzini, Traini fa tutto bene, si libera di Frosali, ma poi sbaglia la cosa più facile e calcia clamorosamente a lato col mancino, sprecando tutto. Si va così all'intervallo con il San Donato avanti 1-0 sulla Tiferno. Ad inizio ripresa, sull'ottimo suggerimento di Di Santo, Noccio limita Traini, fa tutto bene fino al momento della conclusione, che finisce alta sopra la traversa. Al 54esimo ci prova Bartoccini, ma il suo destro termina sul fondo. 5 minuti più tardi, sull'assist dello stesso Bartoccini, è ancora Traini ad avere una ghiotta chance, ma anche questa volta non inquadra lo specchio della porta. E allora al 63esimo ci pensa Bartoccini a pareggiare i conti. Il numero 7 della Tiferno, dopo la conclusione sporcata di Valori, è il più lesto di tutti e con il destro batte Signorini per la rete dell'1-1. La Tiferno a questo punto ci crede. Al minuto 82, sul cross dalla destra di Bartoccini, trova il gol con Valori, ma anche in questa occasione il signor Colaninno annulla per posizione di fuorigioco del numero 19 della Tiferno. Tra le proteste dei locali si rimane quindi 1-1. Da qui in poi non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero finisce così al Bernicchi. Tiferno 1, San Donato Tavarnelle 1. Due sono le parole che uniscono Sinalunghese e Foligno Calcio in questo match: Triestina e sconfitta. I rossoblù arrivano dalla partita di domenica scorsa persa 1-0 sotto la neve, oggi cercheranno 3 punti per smuovere la classifica. Dall'altra parte i falchi hanno perso con il Triestina l'ultima partita da loro giocata, poi lo stop forzato a causa Covid. Tutto è pronto al Carlo Angeletti di Sinalunga. Sinalunghese contro Foligno Calcio, ancora il buon pomeriggio da Francesco Benincasa e Mario Zevolini. E ci siamo, è iniziata così Sinalunghese contro Foligno Calcio. Il primo possesso è proprio per la Sinalunghese con Pietro Battista, che va a girare per il numero 2 Meoni. Riello per Redi, lo va a mettere giù con eleganza il numero 7 rossoblù, costretto però a tornare indietro da Meoni. Arriva adesso il cross molto sotto, brivido qua. La difesa del Foligno allontana, però il primo ad arrivare è Pietro Battista, dentro il filtrante per Bucaletti con il destro, il cross in mezzo, il tiro cross di Bucaletti. E parte il Foligno a cercare dentro Mancini, arriva la palla a Zerbo con il sinistro, battuta corta infatti,
palla che torna di solito, al solito Zerbo con il sinistro, battuta corta ancora il corner del Foligno, adesso arriva il cross, la deviazione, la palla è buona dentro per Bucaletti, non hanno al meglio il controllo, grande il tacco per Redi, Redi non tira subito, la palla ancora buona, no, riparte l'azione lunghese proprio con Cerofolini, scambia con Doca, Bucaletti con il sinistro, sterza, rientra sul destro, la palla sul secondo palo a cercare Bucaletti con la testa, arriva su Redi, la parata di Meniconi, opta per la scelta più sbagliata, allora Redi può ripartire, Redi fa tutto da solo, arriva la sovrapposizione di Mangiarati, Mangiarati in area di rigore, Mangiarati con il sinistro, non c'è più tempo, termina qua e si riprende, se 45 minuti sono stati scritti, 45 adesso da scrivere. Bucaletti scambia con Redi, si accentra il numero 7, ancora Redi, porta, fa correre tutta la difesa, allarga adesso per il numero 11, Mangiarati, Mangiarati prova ad accentrarsi con il sinistro, Mangiarati fuori di misura, Pietro Battista fa vedere Bucaletti, ecco servito Redi che prova a spizzare, cercare il filtrante per Redi, vediamo se riesce a tenere in campo la palla, sì, arriva il cross, Redi per Doca, la girata, Doca, Meniconi che vola e salva, qua però attenzione a Marini molto fuori dai pali, allora Mangini che non tira, decide di allargare per Zorba, nei piedi del numero 17 Broso, in area di rigore, Broso, Broso, il tiro, la palla che rimane lì, esce per un soffio, attenti a cercare Sciacca di testa, riesce a servire Doca, Doca, Doca prova a saltare il numero 5 del Foligno, il capitano, e c'è attenzione alla munizione, rosso diretto e finisce qua, non c'è più tempo, dopo 3 minuti di recupero termina 0-0 il match tra Siena Longhese e Foligno Calcio. Questi erano gli highlights del campionato della Siena Longhese, sì, due pareggi, però veramente partite ricche di elementi. Allora iniziamo subito parlando del San Donato e quindi con il nostro ospite giovanissimo, classe 2001. Allora intanto iniziamo parlando un po' della partita di domenica, insomma una partita dove eravate andati in vantaggio e poi il pareggio finale, ecco un po' un riassunto della partita di domenica. Sì, sicuramente c'è un po' di rammarico per come si era messa la partita subito dopo 3 minuti, siamo andati in vantaggio grazie al nostro bomber Gomez, c'è rammarico per non aver portato a casa i 3 punti, perché in un campo come quello di Tiferno 3 punti si facevano sentire poi per la classifica finale. È stata una bella partita combattuta in un campo non dei migliori, però diciamo è stata una bella partita soprattutto da giocare, sì. Ecco, voi dopo un periodo insomma di stop lungo siete ripartiti però con insomma per ora una bella, dei bei risultati, perché comunque anche quando non ci sono i 3 punti c'è il pareggio e insomma non siete pronti, ecco, nonostante un periodo che immagino a livello fisico sia fatto sentire e poi soprattutto un periodo che si avvicina sempre di più con partite, insomma con recuperi, quindi insomma molto intenso. Sì, siamo stati un po' sfortunati nel periodo del Covid perché abbiamo saltato molte partite e ne dobbiamo recuperare tante, quindi abbiamo tanti turni infrasettimanali che ci tengono impegnati costantemente giorno per giorno. Per fortuna, come diceva lei, ci siamo fatti trovare pronti con partite anche di spessore come quelle contro il Siena e l'ultima contro il Tiferno, ci siamo fatti trovare pronti, quindi, certo, quindi siamo sul pezzo, ci stiamo lavorando. Ecco, bravo, sul pezzo, e coinvolgo Daniele, ciao Daniele, buonasera, e farsi trovare pronti, certo, vedendo la partita della Siena Longhese è una delle partite più intense, strano, e sia finita insomma a reti bianche, perché tantissime occasioni, una partita molto dura, molto impegnativa, insomma non ce l'avete fatta a vincere, ma seppure anche il Foligno ha visto la porta, devo dire, voi insomma a un certo punto, soprattutto nella parte finale del primo tempo, inizio del secondo, vi siete mossi molto bene, siete stati anche un po' sfortunati forse.
Sì, dai, diciamo che è stata una partita bella da vedere per gli spettatori. Sì. E cioè, noi ci abbiamo provato fino al 90esimo, poi purtroppo forse quello che ci manca anche da diverse partite è un po' di cattiveria sotto porta. Però cerchiamo di, ogni allenamento cerchiamo di migliorare la cattiveria. Sei il cosiddetto esperto, a parte che sei giovanissimo ancora, però hai già un'ottantina di presenze, quindi senti un po' il ruolo di insomma, per tutti i giovani, sappiamo che questo è il campionato dei giovani, ne abbiamo uno qui ospite con te, giovanissimo, anche te sei giovane, però hai un bagaglio di esperienza notevole, insomma, tutte le tue presenze. Che tipo di girone ti sembra questo qua? Perché molti dicono che sia effettivamente forse il girone di ferro di tutta la Serie D, questo nostro. Assolutamente sì, ora era 2 anni che non facevo la Serie D e anche vedendola vedevo che il livello era alto, ma secondo me quest'anno penso sia forse l'anno che il campionato più equilibrato di tutti, perché vedendo la classifica, le squadre come sono attrezzate, e penso che sia veramente difficile raggiungere gli obiettivi prefissati, sia vincere il campionato, sia la salvezza, sia i playoff, perché tutte le squadre possono fare di tutto. Quindi sì, cioè, ogni domenica è una battaglia. È una guerra. Ecco, una visto che sportiva. Dario parlavi ovviamente di giovani, il nostro ospite è molto giovane, classe 2000, come dicevamo prima. 2001, quindi ancora più giovane. Non ho invecchiato. Primavera SPAL, giusto? Quindi insomma, come ti è, cioè, cosa ti è servito anche quell'esperienza e poi il primo anno in categoria? Sì, io venivo da 10 anni dalla cantera della SPAL, questo è il mio primo anno tra il mondo dei grandi, come si suol dire, e sicuramente la mia scelta nel San Donato Tavarnelli si è rivelata quella giusta, perché ho trovato un bellissimo ambiente, tutti me ne avevano parlato bene fin dall'inizio. E poi ti allena Indiani, uno dei più grandi esperti del calcio, diciamo, anche professionista, perché ricordiamo l'esperienza a Pontedera di Indiani, grande scopritore e valorizzatore di giovani, quindi alla fine può essere utile questa presenza in panchina. Me ne avevano parlato tutti bene di questo mister e, così e sto vedendo i risultati, infatti. E quindi, invece, sempre a Daniele vorrei chiedere, la Siena Lunghese, hai detto te che non mette abbastanza cattiveria in campo, un po' strano questo, perché le caratteristiche della Siena Lunghese, insomma, in questo campionato sono evidenti, un gruppo molto forte, una società che mette sul piatto qualcosa anche va al di là, no? Della categoria, insomma è una specie di famiglia, noi abbiamo potuto, diciamo, verificare con Veronica e i nostri ospiti domenica dopo domenica quanto l'appartenenza sia importante nella Siena Lunghese, no? Quindi insomma non sarà difficile mettere in campo quella verve, dicevi te, quella cattiveria. No, assolutamente, quella cattiveria forse è l'unica cosa che non ci manca. Io parlavo di cattiveria sotto porta, visto che quindi cinismo, che... cinismo. Cinismo, ok. Dice, visto che a Foligno abbiamo creato penso 5-6 occasioni nitide per fare gol e purtroppo non l'abbiamo segnato. Quindi è quello che dobbiamo allenare. Dai, una cosa alla volta. Prima i rigori, no? Avete risolto il problema dei rigori, era un vero e proprio problema. Ora magari risolverete anche il cinismo. Anche il cinismo. Comunque hai fatto un gol molto importante, se non sbaglio quello del Montevarchi hai fatto, no? Sì. Quindi insomma anche te ora sei chiamato a un compito, un ruolo importante. Volevo fare un'ultima domanda appunto per quanto riguarda il San Donato, perché comunque appunto dicevamo una squadra che ha tante partite da recuperare, però che comunque non, diciamo, resta sempre ad un livello alto, no? Sembra non avere mai quei bassi, rispetto, rimane sempre diciamo ad un buon livello, una squadra che ne abbiamo parlato spesso anche qui noi in trasmissione, che in questo girone può dire insomma la sua, può essere tra quelle in vetta. Cosa volete fare, Riccardo? Qual è un po' l'obiettivo di quest'anno? Perché sembra che le carte in regola appunto ci possano essere. Che avete in mente a San Donato? Di sorprendere? Sicuramente l'obiettivo è quello, sì, di sorprendere, di restare tra le prime in alta classifica. La squadra è stata costruita proprio per questo, per creare problemi a qualsiasi squadra e per adeguarci a qualsiasi situazione. Adesso dobbiamo trovare un modo di stare sempre concentrati 24 ore al giorno
per gestire i recuperi. Voi veramente non ne potete fare a meno, perché praticamente se escludiamo il riposo giocate ogni due giorni di fatto, quindi insomma. E mentre invece Daniele, proprio l'ultima domanda prima di lasciarci, come vedi la squadra, insomma siamo a un terzo circa del campionato, forse un po' meno, come vedi la tua squadra, che prospettiva vedi per questa squadra, per la Siena Lunghese, del campionato della Siena Lunghese? La vedo bene, siamo tutti concentrati, tutti che puntiamo allo stesso obiettivo. L'unica cosa che ci manca forse è qualche vittoria che ci dà più motivazione, più consapevolezza di quello che siamo, però lavoriamo ogni giorno per raggiungere il nostro obiettivo, che penso lo sappiano tutti, che è la salvezza. La salvezza e San Donato invece magari sì, magari anche il San Donato ovviamente, però per marcare questo campionato iniziato in questo modo così sfortunato. Noi ringraziamo tantissimo sia Daniele che Riccardo per essere stati con noi, le restituiamo al loro riposo, perché ci sono le partite, non c'è verso, non c'è anzi palla, Riccardo non c'è giochi anche domani te, no? Giusto? Sì, domani sono andato a recupero contro Montevarchi. Contro Montevarchi. Quindi insomma, anche una partita bella. Partitone. Una delle squadre, forse la squadra ha segnato più di tutti, ma ora non la voglio cuffare. Non diciamo niente. Vi salutiamo, vi abbracciamo e vi ringraziamo di essere stati con noi. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Grazie, a presto. Grazie. Allora, Dario, molto bella questa formula di, questi ragazzi insieme, facciamo due chiacchiere. Dobbiamo noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo, a tra poco. Noi torniamo in diretta e adesso cambiamo argomento, Dario, perché parliamo della Pianese, sì. Vittoria importante, e noi abbiamo in collegamento il giocatore Simone Ambrogio, con cui parleremo ovviamente della partita. Buonasera. Certo. Ciao Simone. Ciao. Buonasera. Allora andiamo a vedere gli highlights della partita di domenica e poi li commentiamo insieme. Allo stadio comunale di Piancastagnaio la Pianese affronta lo Scandicci in un match importante per entrambe le squadre, che al momento si trovano sul fondo della classifica. I padroni di casa passano subito in vantaggio. Il contropiede guidato da Arras viene trasformato nel gol dell'1-0 dal diagonale di Mengali, che batte Timperanza dopo una manciata di minuti. Ci prova ancora la Pianese, che arriva alla conclusione con Ambrogio, ma il suo tiro è respinto da Timperanza. Lo Scandicci prova a rendersi pericoloso con il numero 11 Mugelli, ma la sua conclusione è bloccata da Wrobleski. Lo Scandicci non ci sta e poco prima della mezz'ora di gioco trova il gol del pareggio con Saccardi. Il numero 10, al termine di un'azione manovrata, batte Wrobleski e mette in porta la rete dell'1-1. Il fondo della rete, Arras lo trova una manciata di secondi dopo, con un tiro di prima intenzione che va ad insaccarsi all'incrocio dei pali. La Pianese è di nuovo in vantaggio. Il primo tempo si chiude con il cross di Arras per Candiano, ma Timperanza è attento e nega il gol al numero 10. Il primo squillo del secondo tempo è della Pianese, il solito Arras prova la conclusione, ma il tiro termina alto. Sempre la Pianese in attacco, dopo Arras ci riprova Candiano, ma la palla è ancora una volta alta sopra la traversa. Per i padroni di casa ci prova anche il neo entrato Andrea Zini, ma il suo tiro non trova il fondo della rete. Pericoloso lo Scandicci al 77esimo, Marini pesca Saccardi, ma la conclusione del numero 10 è deviata dall'intervento di Wrobleski. Ancora lo Scandicci con la conclusione di Marini, ma Ambrogio si immola e ferma il tiro. Negli ultimi minuti Zini ha un'occasione da calcio di punizione, ma il numero 19 non riesce a sfruttare la chance da buona posizione. Lo Scandicci prova il tutto per tutto nel finale, Mugelli serve Saccardi, la sua conclusione però viene murata ancora una volta da Wrobleski. E finisce così, la Pianese porta a casa 3 punti preziosi e condanna lo Scandicci all'ultima posizione con soltanto 5 punti conquistati in 11 match giocati. Allora, molti messaggi stanno arrivando naturalmente e noi ora le leggeremo, anche perché faremo un ritorno diciamo su Siena finale. Mi premeva però commentare un messaggio arrivato e dice: parliamo più del San Donato del Siena. Io vorrei ricordare, ma lo ricordo a me,
prima e agli ascoltatori che noi questo è il campionato che stiamo disputando, quindi è inutile snobbare queste società che in realtà molto seriamente affrontano questo campionato, lo stiamo facendo anche noi, ma come abbiamo sempre detto e come hanno detto un po' tutti gli addetti ai lavori, questi sono campionati che bisogna calarsi anche dal punto di vista della nostra trasmissione, come certo. Vedete qui dietro la Serie D Raggi X, vedete c'è anche il simbolo del San Donato, in effetti insieme a quello della Pianese, Badesse, Sinalunga e Siena, perché noi cerchiamo appunto di calarci e calandoci proprio totalmente parliamo della Pianese, ecco qua. che abbiamo un ospite appunto con noi che è Simone, che abbiamo salutato Ambrogio. Prima Simone Ambrogio, abbiamo visto questa vittoria della Pianese, allora Simone, una vittoria importante finalmente, parlato tutte le settimane insomma, anche con altri compagni tuoi di squadra, insomma finalmente è arrivata la vittoria. Sì, è stata una vittoria che ci dà tanto morale, perché arrivavamo da una brutta sconfitta a Montevarchi e siamo riusciti a rialzare la testa, abbiamo comunque espresso un buon calcio e sono stati tre punti fondamentali per noi. E poi insomma voglio dire, questo inizio di stagione difficile, il mancato ripescaggio, tante altre cose, problemi, la squadra che esprimeva un gran gioco ma non riusciva a fare le sue partite, io cito sempre la partita dove noi eravamo presenti con il Follonica Gavorrano, fu veramente assurda, no? E però poi stavo pensando, vedendo la tua carriera che è breve perché sei giovanissimo, fortuna tua, però te sei del Toro e quando uno è scuola Toro come fa a resistere a delle gare sfortunate in cui dai tutto? No, ho pensato a questa cosa perché insomma lo stile Toro lo sappiamo, no? Sì, quindi, sì. Quindi immagino che per te sia stata ancora più, senza nulla togliere ai tuoi compagni ovviamente, però le caratteristiche di uno scuola Toro sono un po' quelle di dare proprio fino a che non scoppia nel polmone, di non mollare mai. Quindi hai portato queste tue caratteristiche all'interno della squadra, insomma. Sì, sì, perché io ho passato tutto il settore giovanile a Torino. E proprio lì ti insegnano ad onorare la maglia, come ci diceva un mio vecchio mister. Vabbè. E quindi di non mollare mai e di lottare fino alla fine. Senti, ora cos'è questo? Diciamo un ritorno della squadra, una conferma? Come la vediamo questa vittoria? All'inizio di una striscia, finalmente avete trovato il risultato, la condizione? Che possiamo dire? Allora, ci auguriamo sia l'inizio di una striscia positiva, perché i risultati ci sono mancati. Comunque la squadra c'è sempre stata dalla prima partita, abbiamo sempre espresso un buonissimo calcio, siamo stati anche molto sfortunati, dobbiamo dire anche la verità. E quindi si spera ora di riuscire a fare un filotto di gare per tornare dove meritiamo di stare. Ecco, voi giocate domenica a Foligno, giusto? Sì, giusto. Ecco. Quindi come sta andando la preparazione di questa partita, fuori casa? Sì, sarà un campo molto difficile. Noi non siamo abituati ai campi in erba perché ci alleniamo sempre sul sintetico, quello certo. Nuovo, e quindi sarà difficile ambientarsi all'inizio, ma ce la dovremo fare. Comunque, finalmente, dato questa gioia al vostro presidente, ricordiamo veramente un grande padrone. Anche Pagliuca, che ora forse sarà un po' calmato, perché l'avevo visto un po' a un certo punto. Lui già è un tipo un po' irruento, insomma. Però, Mario, no. Come sono gli allenamenti con Pagliuca? Non ci si annoia, secondo me. No, no, quello una certezza. Non c'è rischio di annoiarsi. Va bene, senti, c'è stata la neve, quindi insomma, proprio stagione da montagna quest'anno. Sì, sì, col Trastevere abbiamo giocato con una neve fittissima. Comunque, voglio dire. Tipico, dai. È tipico. Vabbè, però è tipico, sei sulla mia alta, insomma, dai. Cosa bisogna fare? Ci sta. Comunque te sempre impiegato praticamente quest'anno, più o meno, ho visto difensore centrale. Sì, sì. Che dici l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Gli attaccanti di questo girone, come le stai trovando? Ne hai incontrati già, insomma, diversi a questo punto. Sono attaccanti molto esperti che hanno già categorie in passato, hanno fatto molti campionati. Io che sono giovane, quindi devo fare esperienza adesso e cercare di contrastarli al meglio. Ti hanno messo in difficoltà più questi peperini giovani o questi vecchi volponi dell'area di rigore? Cioè, chi preferisci affrontare? Preferisci un Guidone, voglio dire, o un Mignani per stare nell'ambito della squadra del Siena? Ecco.
no, un guidone ti direi. Sì, il ragazzo ti mette più ansia, ho capito. Infatti. Vabbè, bisogna, è poi... più imprevedibile. Benissimo, guarda Simone, sei simpaticissimo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Bocca al lupo per domenica. Grazie mille. E forza così, bene, grazie, grazie di essere stato, ciao, con noi. Buona serata, grazie. Grazie, anche buona serata. E noi magari guardiamo la classifica se è possibile. Sì, guardiamo un po' i quadri, guardiamo la classifica, abbiamo già visto i risultati dell'ultima giornata, comunque, quindi adesso guardiamo la classifica. È una classifica sempre influenzata, però vorrei dire che il Siena, non è che voglio suonare grandi campanelle d'allarme, però non è più virtualmente primo come si diceva tante volte. Il Siena potrebbe arrivare a 22 o 2 vittorie, ma come vedete Tiferno, Trestina, Cannara, Montemarchi e anche Trastevere stanno davanti nell'eventualità. Oddio, però insomma vabbè, ci premeva far vedere questa classifica un po' deficitaria a questo punto del Siena, ma siamo sicuri, insomma, la squadra. Poi io noterei sempre anche ora il Sandonato, perché 11 punti o 5 gare in meno virtualmente vorrebbe dire 26, ma insomma, quindi la classifica è ancora abbastanza intraducibile. Vediamo se mai i recuperi di domani. I recuperi di domani, perché appunto ce ne sono vari, non c'è solo il Siena, oltre a Lornano, Badesse, Siena, si giocherà domani anche Cannara, Flaminia, Montevarchi, Sandonato, ne abbiamo parlato prima. Prima e Foligno Scandicci, quindi questi sono i recuperi che si giocheranno domani. Farei una piccolissima appendice Robor in questo finale. Farei vedere rapidamente ciò che ha detto il vicepresidente Bellandi oggi a margine della presentazione del nuovo allenatore. Vediamo. Per noi la rosa è sufficiente, quindi cerchiamo solo di migliorarla, e questo dipende molto dall'allenatore, anche se avete capito che nei prossimi giorni sarà ufficializzato un centrocampista di peso. Da questo punto di vista ovviamente pensiamo a altri tipi di soluzioni che le partite fatte con Argilli hanno messo in evidenza, ci devono dare la possibilità però solo di trovare giocatori assolutamente superiori come categoria. Trattative sono in corso e quindi questo filone, questo binario va avanti per conto proprio ed è ovviamente gestito da Grammatica. Qui si parla di mercato. Sì, detto per inciso, oggi alla conferenza stampa, oltre al DS Grammatica, c'era anche il DS del No, almeno così me lo hanno indicato. Intanto ci sono dei messaggi che vorrei leggere. Sì, perché c'è proprio un messaggio, Dario, che riguarda Grammatica. Lo mandiamo dopo, adesso parliamo di Mignani. Tutti i giocatori dovrebbero imparare da Mignani, la grinta e la voglia ci mette, sono un esempio, dice Niccolò. È assolutamente vero. Assolutamente vero, Guglielmo Mignani, che dire, ha risegnato un gol, 5 partite a titolare, 2 gol, è una gran media per un esordiente in categoria. E noi siamo tutti con Guglielmo, molto perché contenti. È un senese, noi ci sta tanto a cuore, anche gli altri, ma Guglielmo in particolare. L'altro messaggio dice, scusate una domanda, Grammatica. Ma Grammatica? Io non l'ho più sentito, non è che fra la fine di Giardino? Allora ci sarebbe da riflettere, ma non ne ho motivi per pensarlo. Non sappiamo niente. Grammatica è sempre presente, sia al campo che alle varie circostanze comunicative, conferenze stampa. Io ci ho parlato, mi è sembrato un uomo al lavoro in questo momento, spero che il suo lavoro sia buono, esatto, e ci arricchisca la nostra rosa. E come avete visto non avevamo nessun ospite purtroppo del Lornano Badesse, la squadra contro la quale giocheremo. Scusate, c'è un altro messaggio, sì. Si parla sempre del DS, affiancherà Grammatica e lo sostituirà normalmente. Naturalmente, almeno, se no sarebbe troppo facile. Ok, vabbè. Ripeto, era oggi alla conferenza stampa. L'argomento di cui abbiamo parlato. Mi è sembrato di capire che in questa società c'è permeabilità e ci sono molte persone che insieme si occupano del Siena. C'è un coordinamento tra varie persone, può essere valido o per alcuni meno valido. Io penso vedremo i risultati sul campo, sono quelli, credo che in questo che momento contano. Dario, alla fine esattamente resto, proprio quello che volevo dire, in questo momento fondamentali relativo. Siano i risultati. Vorrei dire solo di un pettegolezzo, prendiamolo come un pettegolezzo, ma ci sono voci che parlano del fatto che il Siena dalla prossima settimana smetterà di allenarsi all'acqua calda per andare a dirigersi da un'altra parte. Sono, ripeto, solo piccole supposizioni, però che hanno anche delle piccole conferme. Questo, insomma, c'è anche un altro messaggio. La squadra ha tutti i suoi limiti, era coesa con Girardino, si era creata la chimica giusta, sin da subito i ragazzi avevano dimostrato di seguirlo convintamente, poi intervenuta la holding e siamo dove siamo. Complimenti Marco. Qui però devo dire la holding è intervenuta anche d'estate, rilevando la squadra, iscrivendola, e quindi insomma
chiaramente capisco il punto di vista del nostro. Ne abbiamo parlato prima dei nostri ospiti, insomma, l'argomento l'abbiamo approfondito, ma chiaramente in questo momento, come dicevamo prima, vediamo i risultati. Stavi dicendo qualcosa sull'Ornano Badesse e ti ho interrotto. No, sto dicendo che l'Ornano Badesse purtroppo non abbiamo nessun ospite, nonostante sia la partita, diciamo, di cartello anche dei recuperi di domani, però non so, forse anche un po' la stagione fredda che concilia un po' il sonno, e allora magari non abbiamo onda. Forse si va troppo tardi e allora loro vanno a letto presto. No, ma fanno bene, perché a parte gli scherzi, comunque domani sicuramente avremo le parole del mister nel post partita, quindi sentiremo chiaramente le parole anche della squadra Ornano Badesse, quindi niente, l'appuntamento alle 14:30 domani Ornano Badesse Siena e poi chiaramente domenica. E c'è Alessandro Pagliai con minuto che seguirà tutti e quattro i campi, appunto dalle 14 circa inizierà e seguirà tutti e quattro i campi dei recuperi di domani, compreso naturalmente il Siena, con inviati, telefonate dal vivo, in diretta, eccetera. E ovviamente lo farà anche domenica quando il Siena sarà a Montevarchi, sì, e noi torniamo invece martedì. Martedì va come sempre. Grazie e buon proseguimento di serata.